Ci troviamo all'interno della nuova base navale di Taranto, quella che si chiama Stazione Mar Grande. A bordo di questa pilotina, la Yankee 412, percorreremo circa 5 miglia per arrivare al largo. Inizia la sua vita operativa il pattugliatore polivalente d'altura Paolo Town di Revelle. È arrivata a Taranto, dove sarà di casa la più moderna nave della Marina Militare Italiana, la prima di 7 unità che nei prossimi anni rinnoveranno le linee operative. È pronta a svolgere una vasta gamma di missioni militari, interagenzie, ma anche di assistenza umanitaria e soccorso. 143 metri di lunghezza, un dislocamento di circa 6.400 tonnellate e un equipaggio di 135 persone. È comandata da un tarantino doc, il capitano di fregata Emanuele Morea, che nel corso della nostra diretta esclusiva ha potuto anticipare, spiegando nel dettaglio, tutte le peculiarità di questa nave modernissima. Più un radar a facce fisse che è unico all'interno delle marine occidentali ed è il primo nelle marine europee. Abbiamo altri gioielli della tecnologia italiana che sono rappresentati dal cannone, il 127 e il 76 che è a poppa. A differenza di altre navi, queste due zone sono collegate. Ci troviamo nella centrale operativa di combattimento. Guardate gli schermi di cui sono dotate, poi una serie di postazioni. Questa invece, attigua, è la plancia di comando. Attraverso questo cockpit modernissimo solo due persone sono in grado di pilotare una nave così grande. Di derivazione aeronautica, ma che per la prima volta applicato all'interno di una unità navale consente di fondere due sistemi che fino a questo punto erano stati sempre separati. La parte di gestione di piattaforma, come potete vedere qui dal monitor, quindi l'assetto propulsivo dell'unità, l'assetto elettrico, la gestione anche di eventuali eventi di difesa passiva, di controllo del danno, e allo stesso tempo avere a fianco il sistema di combattimento. Comandante, siamo arrivati a Taranto, da questo momento inizia l'addestramento e poi un impegno in Qatar. Assolutamente sì, già nel mese di agosto l'unità sarà impegnata in un deployment oltre lo stretto di Suez, in una missione di antipirateria sotto il cappello europeo, e soprattutto un impegno molto importante in Qatar in occasione dei mondiali di calcio.